La bellezza se o piede la togli plene sopir e bene gran dolor. So per lui demande figlie che avevo, volevo mari mari. Dicevo, è l'ultimo appuntamento per le ferie estive di una lunghissima stagione che è stata puntellata da tantissime iniziative che con grande fatica continuiamo a portare avanti. Non mi piace fare piangina, però la situazione è sempre quella della guerra per le risorse con le quali noi riusciamo a fare le cose, e sono particolarmente contento di terminare questa stagione con una carissima amica, una saggista, una autrice, una saggista con la quale ci accomuna la passione per il Medioevo e per la narrativa. E quindi noi oggi presentiamo il suo ultimo romanzo storico, I 100 giorni del Duca, il famoso Ludovico il Moro, che i milanesi dovrebbero conoscere bene. E presentiamo un romanzo storico che, come sempre nelle cose che produce Laura, unisce la capacità di narrazione con tutta la sua forza di attrazione, con però anche un rigore storico nella ricerca delle fonti, nella ricerca di quella che è il contorno e la vicenda storica, in modo tale che le due cose vadano a confluire perfettamente. Io non rubo tempo a Laura, perché ho voglia di ascoltarla, credo come voi, e di sentire cosa ci racconta di questo libro, e quindi vi ringrazio tantissimo di essere così numerosi in una giornata di grande calura, dove faccio anche il nome dell'autrice, e vi auguro buon ascolto. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, naturalmente vi ho già salutati, vi ho già detto purtroppo che le immagini non ci sono, ma vedremo di supplire comunque in qualche modo con le parole, di dare lo stesso il senso. Mi sarebbe piaciuto fare una carrellata anche dei personaggi per farveli vedere fisicamente, visivamente, perché i personaggi di questo romanzo sono tanti. Intanto cominciamo a fare una chiacchierata, cominciamo a dire di che cosa parla il romanzo, prima di tutto, che è un giallo storico, per cui è vero che si basa su fatti, su eventi contestualizzati, si basa su personaggi tutti reali e tutti in quel momento lì, per cui tutto ok. La storia in sé è di fantasia. Di fantasia, attenzione, perché è una storia che potrebbe comunque essere accaduta. Stanislav Lem diceva che nella storia contano anche i fatti non accaduti. Io direi anche quelli accaduti e non detti, direi anche quelli accaduti e detti in modo diverso. Nella storia contano tanti fatti, conta anche molto il non detto. Io sono affascinata dal non detto, di conseguenza anche questo libro è un, pur con una trama decisamente noir gialla, pur parlando decisamente di eventi storici, è comunque un libro del non detto, appartiene alla grande famiglia del non detto, qualcosa che poteva benissimo essere successo, qualcosa che ufficialmente non è successo, ma su fatti, sulla base di fatti successi e non spiegati tanto. Adesso mi spiegherò. Il libro trae ispirazione dall'ultima parte della vita di Ludovico il Moro, la parte meno conosciuta, la parte più misteriosa, quella della sconfitta, quella di Ludovico il Moro sconfitto. Ludovico il Moro, voi lo sapete, era il grande signore di Milano, che ha tenuto la corte a Milano degli Sforza nel momento del massimo furore, quando c'erano le migliori menti, i migliori artisti, quando c'era Leonardo da Vinci, Bramante, Compagnia Bella. Questo Ludovico il Moro, il Ludovico il Moro di questo romanzo, è Ludovico il Moro invece in una fase molto ripiegata, è nella fase in cui comincia a essere preso dalle paure, dai rimorsi, dagli incubi di tutta una vita che lui ha condotto al massimo del potere e al massimo dell'ambizione, naturalmente lasciando vari
cadaveri, e non in senso metaforico, anche proprio vari cadaveri, alle sue spalle. L'apogeo era stato raggiunto negli anni 1495-1496. Il romanzo si svolge tra il 1499 e il 1500, quando i francesi sono alle porte di Milano, Ludovico il Moro se ne deve scappare, e i francesi, attenzione, non sono guidati da un francese. I francesi sono guidati da un condottiero italiano, milanese, Gian Giacomo Trivulzio, altro grande milanese di cui si parla poco però. Ludovico il Moro lo conoscono tutti, Gian Giacomo Trivulzio molto meno. Questo perché? Perché è stato colpito dall'onta di essere stato un traditore, tra virgolette. Ora, anche sul concetto di tradimento bisognerebbe parlare molto, anche senza arrivare, diciamo, allo sdoganamento del tradimento che ha fatto di recente Amos Oz, parlando e rilasciando interviste, dicendo che i traditori sono coloro che cambiano, anche senza arrivare magari a questo estremo che io non condivido. Comunque, Gian Giacomo Trivulzio perché arriva a Milano alla testa dei francesi? Perché era stato tarpato nei suoi sogni di gloria, nella sua carriera militare, da Ludovico il Moro, il quale gli aveva preferito come comandante delle sue milizie Galeazzo Sanseverino, che era un bel giostratore, un bel uomo, un uomo colto, un uomo che a corte sapeva fare tutto bene, un uomo che piaceva alle donne, forse migliore nell'ufficio di Marte che nell'ufficio di Venere che nell'ufficio di Marte, come scrissero i contemporanei, cioè più bello giostratore e più buon amatore che buon condottiero, che però bene o male gli ha condotto le milizie, bene o male. E gli ha preferito appunto Galeazzo Sanseverino a Gian Giacomo Trivulzio. Gian Giacomo Trivulzio, cresciuto alla corte sforzesca, educato insieme al fratello maggiore del Moro, col quale giocava assieme da ragazzo alla corte di Francesco Sforza. E ecco il primo grande motivo del romanzo, la lotta di potere tra questi due uomini che si ritrovano nel momento del fulgore, l'uno, Gian Giacomo Trivulzio, del fulgore militare. Nel momento invece della resa e della ruota della fortuna che prende a girare diversamente, Ludovico il Moro. Primo grande tema. Secondo grande tema, appunto, la ruota della fortuna, il destino che gira diversamente. Prima grandissimo successo, poi all'improvviso o con poche avvisaglie comincia la fase discendente, dei rimpianti, dei rimorsi, delle colpe, il bilancio della vita che si trova a fare Ludovico il Moro con i francesi alle porte. Fugge, va dall'imperatore al quale ha fatto sposare la nipote, rimane lì pochissimo e torna con dei mercenari svizzeri che lo appoggiano per 100 giorni, è ancora signore di Milano. Ma ci sono tradimenti da tutte le parti, generali che passano dalle altre parti, strani omicidi, strani messaggi in codice nella stessa corte, non si sa più chi inganna chi, chi tradisce chi, chi è folle, chi invece sta vedendo la realtà. E in questo profondo momento di confusione che avviene nel romanzo, il bilancio della vita del protagonista. Il protagonista effettivamente dopo il 1496 ebbe una profonda crisi, e questo è testimoniato anche storicamente, e diede anche qualche avvisaglia di manie di persecuzione a corte. Lui era praticamente vittima, ostaggio degli astrologi. Nell'ultima fase lui ha sempre creduto molto all'astrologia, e alla corte sforzesca si credeva molto all'astrologia. Lui era diventato ossessionato dall'astrologia, lui non faceva più nulla senza astrologia. E che cosa poteva fare un duca di Milano nel momento della sconfitta con i francesi alle porte se non farsi dire dagli astrologi: ma tutto va bene, ma tutto andrà bene, ma poi migliorerà, adesso basta aspettare un momento? Naturalmente non era così, e cambiava gli astrologi e c'erano nuovi favoriti, nuove persone che ancora gli raccontavano altre bugie. Uno dei protagonisti del libro, personaggi del libro, è anche Ermodor, l'astrologo del Moro. Insomma, senza anticipare quello che può essere la trama, il contesto è questo, ed è un contesto storico, vero, perché anche Ermodor è un personaggio reale, era veramente l'astrologo degli ultimi giorni del Moro, degli ultimi mesi del Moro.
Scriveva in un dispaccio dalla Francia l'ambasciatore veneziano del detto Trevisani il 2 maggio 1500: tutti gli uomini potenti dovrebbero riflettere sul fatto miserevole di questo signore, che molti consideravano l'uomo più grande del mondo. Quando la fortuna vi colloca in cima alla sua ruota, può da un momento all'altro trascinarvi a terra, e più eravate vicini al cielo, più rovinosa e improvvisa sarà la caduta. Scriveva Guicciardini: credeva di aver quasi sotto i piedi la fortuna, dalla quale affermava pubblicamente di essere figliuolo, di sapere indirizzare ad arbitro suo le cose d'Italia e di potere con la sua industria aggirare ognuno. Infatti pare che dicesse, nei momenti magari dopo i banchetti, quando il vino era stato bevuto e aveva sciolto un po' la lingua, pare che agli ambasciatori e ai visitatori lui dicesse: il Papa è il mio cappellano, l'imperatore è il mio condottiero, i veneziani sono i miei ciambellani e il re di Francia è il mio corriere. Questo per rendere l'idea della, insomma, mania di grandezza ormai, del delirio di onnipotenza, dell'ibris, come dicevano gli antichi, no? Di questo grosso peccato di superbia, di protervia contro gli dèi che lui aveva. Ormai lui si credeva in grado di regolare le sorti della penisola, di essere il perno attorno al quale girava tutto. E improvvisamente, dal punto di vista personale, lui riceve al massimo del suo potere, dopo essere diventato finalmente duca di Milano, perché attenzione, lui non doveva diventare duca di Milano, lui non c'entrava nulla con la discendenza di duca di Milano, perché era quartogenito e non era nella linea di discendenza, perché prima di lui c'erano, oltre a due fratelli maschi, c'era anche il figlio del duca di Milano legittimo, che aveva 5 anni ma esisteva, se non che il duca di Milano legittimo, già da Galeazzo Sforza, muore a 25 anni, e su questa morte pesano sospetti tradizionalmente sul Moro, perché è vero che soffriva di malattie gastrointestinali il giovane Gian Galeazzo Sforza. Insomma, può darsi che nel suo non governare, nel suo mangiare e bere, nel suo vita di stravizi, di cacce sfrenate seguite da libagioni abbondantissime e mangiate luculliane, si può dire che probabilmente un pochino aiutato a peggiorare la sua situazione fisica il giovane duca di Milano è stato. Infatti a 25 anni muore e toglie il disturbo. Naturalmente si scopre, non naturalmente, non è tanto naturale, si scopre che Ludovico il Moro ha avuto dall'imperatore l'investitura per diventare duca di Milano, ma come? Esiste un erede legittimo. Ma l'anno precedente Ludovico il Moro aveva sposato sua nipote Bianca Maria Sforza, figlia di suo fratello maggiore, che era stato anche lui duca di Milano, l'aveva sposata all'imperatore con una bellissima dote, 300.000 ducati d'oro, più 100.000 ducati di sovrapprezzo per l'investitura ducale. Questa era una trattativa che era stata condotta in grandissimo segreto, della quale si vede, non il matrimonio quello fu pubblico, la trattativa dell'investitura ducale annessa al matrimonio. L'imperatore aveva sempre bisogno di denaro, Ludovico il Moro era ricchissimo, lo Stato di Milano era il più ricco della penisola in quel momento, e lui si è pagato l'investitura dando la nipote all'imperatore. Sembrava che tutto andasse bene, anzi sembrava che avesse fatto anche la fortuna della nipote. Questa nipote era figlia del fratello maggiore di Ludovico il Moro, Galeazzo Maria, che per 10 anni era stato duca di Milano dal 1466 al 1476. Poi era stato ucciso in una congiura all'età di 33 anni, congiura mai del tutto chiarita, nella quale si sa per certo che Ludovico il Moro, allora giovane e allora con un alibi perché si trovava in Francia, sapeva chi erano i mandanti, sapeva chi era il condottiero che avrebbe guidato le truppe. Per cui anche attorno a questa congiura, con l'assenza più che mai opportuna dall'Italia in quel momento di Ludovico il Moro, pesavano gravi sospetti. Ecco cosa sono gli incubi, cosa sono i rimorsi che nel momento della sfortuna Ludovico il Moro si ritrova addosso, si ritrova sulle spalle. Un nipote morto perché forse incoraggiato, un fratello maggiore morto in una congiura di cui lui sapeva chi erano i mandanti, però non ha fatto nulla per farlo succedere. Successione. Lui ha una moglie, Beatrice d'Este, ha una moglie ambiziosissima, che entra immediatamente in rotta di collisione con la moglie del duca legittimo,
Isabella d'Aragona, e questa moglie va a negoziare anche lei con i veneziani l'investitura per suo marito in segreto presso i veneziani prima che muoia il duca legittimo di Milano a 25 anni. Tutti questi sospetti, tutte queste ombre, tutto questo background che si ritrova genera l'esame di coscienza, il crollo morale oltre che mentale, anche un crollo di coscienza di Ludovico il Moro nell'ultima parte del suo dominio su Milano. E dunque che cosa succede? Nel 1495 lui ha l'investitura e all'apogeo della sua potenza, della sua forza, della sua notorietà, e comincia per lui la ruota della fortuna, comincia a girare. Gira diversamente e improvvisamente, gradualmente, ci sono dei lutti che cominciano a colpirlo. La morte della moglie, prima di tutto, Beatrice d'Este, morta neanche a 22 anni, dando alla luce il terzo figlio, che nasce morto anche lui, ne aveva già avuto due. Muore dissanguata in conseguenza del parto, tra l'altro una morte lenta, anche non tanto augurabile, effettivamente piuttosto dolorosa, e giovanissima. Due mesi prima era morta la figlia illegittima legittimata del Moro, Bianca Giovanna, a 14 anni, che lui aveva dato in moglie a quel galeazzo Sanseverino che gli comandava le milizie, a lui, al registratore, gliel'aveva data in moglie bambina, a 8 anni, poi però l'avevano condotta in sposa a 13, ma comunque gli aveva dato in moglie. Pochissimi mesi dopo il matrimonio muore per una non identificata malattia di stomaco improvvisa che gli è giunta. A questo punto il Moro per la prima volta perde il suo aplomb, se la prende con i medici, se la prende anche con Ambrogio da Rosate, che era il capo dei medici e il suo astrologo, e vuole aprire un'inchiesta, dice: come mai non avete individuato la natura della malattia di mia figlia? Come può una ragazza di 14 anni morire in questo modo per dei disturbi di stomaco? Diciamo che si muore anche di colpo per dei disturbi di stomaco se c'è qualcuno che mette qualche sostanza che non fa tanto bene nel cibo. E lui del resto aveva confiscato dei beni ai Dal Verme brutalmente per darli in dote alla figlia, perché poi passavano a Galeazzo Sanseverino. E questi veleni che giravano a corte, queste cattiverie, queste maldicenze, queste lotte di potere, da qualche parte cominciavano a pressare, a uscire, a voler uscire a tutti i costi, e forse uscivano anche attraverso queste morti. Per cui nel novembre 1496, tra il novembre 1496 e gennaio 1497, la fortuna si mostrò alquanto calda per il Moro, scriveva nella storia di Milano il Cagnolo. La fortuna, si sa, davanti ai capelli e dietro è calva, così come la ruota della fortuna, gli oculi che vengono citati all'interno del romanzo, presenti anche in Santa Maria delle Grazie, presenti in tutta l'iconografia medievale, gira, e a questi personaggi, qui c'erano delle immagini, che girano appollaiati sulla ruota, e le parole che accompagnano la ruota della fortuna, sempre nell'iconografia medievale, voi lo sapete meglio di me se siete appassionati, è regnavi, regno, regnavo, sum sine regno, cioè regnerò, regnai, regno, sono senza regno, sono le fasi della vita, del potere dell'uomo. Per cui in questo momento Ludovico il Moro si ritrova, cioè si ritrova a scendere ed è senza regno. Dove va? Va a Santa Maria delle Grazie, dove ha fatto seppellire la giovane figlia, dove ha fatto seppellire momentaneamente la moglie, poi dopo andrà dall'altra parte la moglie, e va a pregare, va a confessarsi quasi tutti i giorni, va a fare penitenza, si veste a lutto, va a parlare con i frati delle Grazie, passa davanti al refettorio nel quale c'è il famosissimo affresco di Leonardo, e sono luoghi tutti che nel romanzo ci sono. Santa Maria delle Grazie è infatti uno dei luoghi del romanzo, con gli oculi ripartiti dai raggi sotto la cupola che richiamano, tra le altre cose, tra le altre simbologie, anche la famosa ruota della fortuna. Tra i personaggi del romanzo, ripeto, tutti reali e tutti contestualizzati, e sono tutti veri. Io gli ho messo in bocca delle parole, gli ho fatto dire dei discorsi, gli ho fatto seguire delle storie, sempre all'interno di un comportamento reale ed effettivo di quel periodo. Allora abbiamo il convitato di pietra, Galeazzo Maria Sforza, quinto duca di Milano, fratello maggiore del Moro, quello ucciso nella congiura mai del tutto chiarita, che
compare, o se è presente nel libro, compare molto. Compare molto, compare nei sogni, negli incubi, nei ricordi. Non dimentichiamo che è il padre, questo ragazzo Maria, è il padre del duca che morirà a 25 anni. Il duchetto, quello che era sotto la tutela del Moro e che toglierà il disturbo a 25 anni, era il figlio primogenito di questo duca ucciso nella congiura. Ascanio Sforza, cardinale, fratello minore del Moro, che lo aiuterà in questi 100 giorni a riprendere il potere. Lui naturalmente era importantissimo a Roma, aveva l'appoggio della curia romana, aveva l'appoggio del Papa, aveva i suoi sostenitori e aiuterà insieme ai mercenari svizzeri e ai soldati tedeschi il Moro a cercare di riprendere il potere in questo momento di illusione e di crisi. Galeazzo Sanseverino l'abbiamo già ampiamente nominato, Gaspare Fracasso Sanseverino, Gianfrancesco Sanseverino e tutta la famiglia dei Sanseverino, chi da una parte, chi dall'altra, tradendo ora di qua, ora di là, erano momenti tristi perché si passava da una parte all'altra abbastanza facilmente. Questo avveniva già normalmente, figuriamoci in un momento del genere, che sono tutti condottieri oltre che personaggi di corte, per cui conducono a vario titolo le sue milizie. Il Trivulzio, che ho già nominato, Gian Giacomo Trivulzio, che arriva a conquistare Milano, arriva a insediarsi al castello di Milano negli appartamenti dove c'era stato il Moro, arriva a abitare i suoi stessi appartamenti, a chiedersi in quel momento, farsi delle domande su che cosa può essere il tradimento, su che cosa può essere il potere, a che punto era arrivato, si trovava lì per conto di chi? Del re di Francia. Cioè lui era milanese, frequentava i luoghi della sua gioventù, è entrato da conquistatore, è diventato marchese di Vigevano, ha preso tutte le terre che appartenevano al Moro come maresciallo del re di Francia. E per cui diciamo anche il dramma morale di quest'uomo c'è nel libro, perché in ogni caso non è facile trovarsi in questa posizione, perché tu l'hai fatto convinto che fosse il Moro il traditore. Cioè convinto che fosse il Moro che aveva tradito i principi degli Sforza, che aveva tradito i principi della cavalleria, che si era comportato male. Anche qui si può parlare finché si vuole a lungo del tradimento. E insieme a lui suo figlio Gian Niccolò Trivulzio, che guida insieme a lui le truppe che arrivano a conquistare Milano contro il Moro. Ricordo che Gian Giacomo Trivulzio è stato il committente dei famosissimi arazzi dei mesi, che avremmo visto se avrebbe. Ci fosse stato il proiettore, ma non vorrei insistere, che furono fatti su cartoni del Bramantino dalle manifatture di Vigevano. Ho detto che appunto Gian Giacomo Trivulzio era diventato marchese di Vigevano, aveva preso il fiorfiore, delle cose che erano appartenute al Moro, infatti anche Vigevano, che era la città del cuore, una delle città del cuore del Moro, e l'ha presa anche lui come marchese di Vigevano, sempre per conto del re di Francia. Isabella d'Aragona, moglie vedova del nipote, quello scomparso a 25 anni, che rimane per un po', per pochissimo tempo, a Milano e poi le viene dato il Ducato di Bari e ha una seconda vita. Isabella d'Aragona è la donna delle due vite. Dopo essere stata a Milano moglie di uno che non aveva mai governato, nelle mani del Moro che la teneva sotto tutela, dopo aver perso tutto, aver perso il marito, aver perso il ducato, questa donna prende il ducato di Bari e inizia la sua seconda vita nel ducato di Bari, dove sarà decisamente più serena e anche più libera. Qui è in una fase terribile, odia il Moro chiaramente, ed è uno dei personaggi più noir e più cupi del romanzo, direi uno dei personaggi sui quali si appuntano maggiormente i primi sospetti del lettore. Ci sono anche dei personaggi di contorno che non sono tanto di contorno, per esempio Caterina Sforza, che perde per mano di Cesare Borgia i suoi domini proprio in quel periodo lì. Cesare Borgia è il famoso figlio del Papa, no? Il famoso Valentino. E Caterina Sforza, anche lei nipote di Ludovico il Moro, figlia illegittimata di suo fratello, quello ucciso nella congiura, anche lei è una figlia di quel Galeazzo Maria. Cecilia Gallerani, l'amante amata davvero più di tutte dal Moro, e l'ultima amante del Moro, Lucrezia Crivelli, che gli darà due o tre figli, non è chiaro, non è sicuro, che lo seguirà anche nel suo
nella sua fuga breve presso l'imperatore, nel suo ritorno, e che è una delle protagoniste. Lucrezia Crivelli fu amante del Moro anche durante il suo matrimonio con Beatrice. Negli ultimi anni era sposato con Beatrice, ma aveva la Crivelli già come amante, che era una damigella di Beatrice all'origine. Luigi XII, re di Francia, che poi si fregerà del titolo di Duca di Milano. Ecco il re di Francia che scende a Milano. Ecco la grande colpa addebitata a Ludovico il Moro dagli storici, quella di aver chiamato il re di Francia in casa. Si sa che Luigi XII, e anche i suoi predecessori, ma Luigi XII in particolare, era un Valois, reclamava per via, non mi dilungo troppo sulle cose dinastiche, ma comunque per via di Valentina Visconti, una Visconti reclamava i suoi diritti sul Ducato di Milano, e in particolare era, 5 anni prima, era venuto nella penisola come, come duca, semplicemente come duca, non come re, era sceso nella penisola e si era attratto, aveva attratto le simpatie di parte degli italiani. Per esempio, si era attirato le simpatie dei novaresi. Novara è una città strategica in questo romanzo, prima di tutto perché era abbastanza di confine, andava verso la Francia. Ma poi perché i novaresi odiavano il Moro, per un motivo semplicissimo, perché il Moro gli aveva rubato le acque. E i novaresi sono molto attenti, tuttora sono molto attenti alle questioni materiali, ma lì era chiaramente una cosa vitale. Terra irrigua, terra ricca era quella di Novara, e le acque erano la ricchezza, insomma, per loro. Il Moro cosa aveva fatto? Già i suoi antenati avevano tolto dalla Sesia, le acque per fare convogliare nella Gogna. Lui dalla Gogna le aveva portate al Terdoppio e da qui alla Sforzesca di Vigevano per alimentare, per irrigare le sue tenute modello. Alla Sforzesca di Vigevano aveva preso le acque della nobiltà novarese e le aveva convogliate allegramente nella quella che adesso si chiama la Roggia Mora, che allora si chiamava la Roggia Vecchia e la Roggia Nuova, ma comunque aveva convogliato queste acque per le sue tenute modello della Sforzesca. Alla Sforzesca lui aveva degli allevamenti di pecore, aveva per la lana, ne servivano per la lana, aveva anche delle coltivazioni all'avanguardia di vegetali, eccetera, di frutteto e queste cose. Naturalmente i novaresi già 5 anni prima si erano alleati con Luigi d'Orléans, che era venuto come duca nella penisola, e gli avevano permesso di entrare in Novara e di conquistarla purché non toccasse le loro robe. Muore il re di Francia, giovanissimo, muore perché picchia la testa sullo stipite di una porta, gli arriva la commozione cerebrale, allora non c'erano tanti sistemi per intervenire, un po' di coma, di delirio, e muore. E chi gli succede? Gli succede il duca d'Orléans. Il duca di Orléans diventa Luigi XII. I novaresi, a questo punto, che già 5 anni prima si erano ribellati al Moro e avevano avuto l'appoggio di questo personaggio, a questo punto non hanno problemi poi a far cadere il Moro, a aprire le porte a Luigi XII. È un loro amico, molti lo conoscono, la nobiltà novarese, i Caccia, i Tornielli, sono dalla sua parte, sono andati addirittura in Francia, sono andati via perché non sopportavano il Moro, tanto era l'odio, e alcuni erano stati anche banditi, ma altri proprio tanto era l'odio, per cui a un certo punto Luigi XII si trova a giocare in casa. E poi tanti altri personaggi, Leonardo, Cesare Borgia, Isabella d'Este, la signora del Rinascimento, con suo marito Francesco Gonzaga, che fu un altro condottiero a servizio del Moro, anche lui ne aveva tanti, perché le milizie erano tante. Massimiliano I imperatore, quello che sposa la nipote del Moro, Bianca Maria Sforza, quella pagata abbondantemente che gli ha portato l'investitura ducale. Arrivavano i muli carichi di ducati sforzeschi dall'imperatore. Arrivavano proprio, qui ci sono delle immagini presi dalla cronaca di Lucerna di Schilling, arrivavano proprio dei muli che avevano gli stemmi degli Sforza sulla groppa e dentro c'erano i soldi. E questa era proprio propaganda, perché prima erano arrivati con la dote, 12 muli così, con la dote di Bianca Maria Sforza, poi arrivavano proprio per il reclutamento dei mercenari svizzeri, facevano la strada da Bressanone, dove si era rifugiato il Moro scappando da Milano, facevano la strada di Coira, facevano vedere che il duca di Milano era ricco,
e poteva pagarli, per cui voleva tornare a Milano grazie ai mercenari svizzeri. Soltanto che i mercenari svizzeri combattevano con molto impeto, con molto valore. Ormai la cavalleria, e anche la fanteria, ma soprattutto la cavalleria, era rinascimentale, non era tanto abituata alla lotta all'ultimo sangue. Le battaglie diventavano anche una simpatica esibizione di potere, di capacità, tattiche, di rifugi. Gli svizzeri arrivavano e menavano, fanteria tra l'altro, con le loro picche, menavano molto, li scandalizzavano anche parecchio. E il loro codice d'onore qual era? Noi vinciamo, facciamo la battaglia, combattiamo veramente, vinciamo e ci spetta, perché questo è il nostro codice, ci spetta il saccheggio delle terre che noi aiutiamo a conquistare. Voi potete pensare che il Moro, che si riporta per aiutare il suo rientro e si riporta in Lombardia, si riporta a Vigevano, si riporta a Pavia, si riporta a Milano, non voleva tanto fargli saccheggiare Vigevano, non voleva tanto fargli saccheggiare Novara, ecco un altro dei grandi problemi di quest'uomo nella sua fase di crisi, trovarsi ripristinato nel suo potere da persone che non era più in grado di controllare, che lo tenevano in ostaggio, che gli impedivano, che gli obbligavano a fare cose contro la sua natura. E lui infatti farà promesse, sempre più promesse, a questi mercenari che non manterrà mai, fino a quando i mercenari gli si rivolgeranno contro, naturalmente non avendo avuto il saccheggio di Vigevano, non avendo avuto il saccheggio di Novara, a un certo punto si rifiuteranno di combattere e lì sarà sconfitto e verrà imprigionato dai francesi a Novara, fuori dal castello di Novara, e condotto poi in Francia, dove morirà ben 8 anni dopo, in prigione. Questa è la storia. Magari nel romanzo c'è qualcosa di leggermente diverso, chi lo legge vedrà. Morirà 8 anni dopo, con qualche tentativo di fuga. Naturalmente la sua prigionia non era una prigionia come hanno raccontato un po' esageratamente alcuni biografi, all'interno di una piccola cella senza luce a scrivere graffiti. Non fu proprio così, però comunque non aveva la libertà personale, perché doveva sempre girare accompagnato da persone che lo guardavano a vista, stava all'interno del castello di Loche o al massimo nei possedimenti attorno. Una volta provò a fuggire nel bosco e rimediò di essere beccato in modo ignominioso, e in modo ignominioso anche fu arrestato a Novara, veramente in modo terribile, quando lui si rese conto che i mercenari l'avevano abbandonato, i tradimenti erano all'ordine del giorno, la battaglia era persa, era tornato 100 giorni, ma i 100 giorni erano finiti, ascoltò un brutto consiglio e decise di vestirsi da fante svizzero per cercare di scappare senza essere visto. Ora, a parte il ricordo non tanto bello di memorie più vicine a noi della storia di qualcuno che cercò di scappare vestito da soldato tedesco, ma a parte queste cose, voi vi immaginate, no? Ludovico il Moro era alto circa 1,90, che per l'epoca era un'altezza stratosferica. Inoltre aveva il suo bel testone, che voi potete vedere qui, e che aveva anche suo fratello, infatti le monete si chiamavano testoni, proprio perché insomma di solito la testa non mancava, ecco. Aveva un bel testone che era su tutte le monete, no? Allora, ve lo immaginate vestito da svizzero, quest'uomo di 1,90 con un bel testone, un bel capelli così, che si presenta appunto vestito da svizzero. Non lo conosce nessuno, naturalmente, tanto più sapendo che dall'altra parte c'è un milanese, no? Perché Gian Giacomo Tribuzio è milanese con dei secondi milanesi. Naturalmente fu subito riconosciuto, si dice da un soldato svizzero, ma probabilmente anche da milizie locali che combattevano per la Francia, e portato al cospetto del Tribuzio, dove il Tribuzio, per la prima volta dopo tanti anni, parla con lui, tiene un lungo discorso sul tradimento. Questo sembra una scena di un romanzo, questa scena invece è vera, c'è nel libro, ma è vera perché avvenne veramente davvero. Lui parlò di tradimento con il suo lontano amico, ora nemico, il Moro, parlò di tradimento e disse, chiese chi potesse essere il traditore tra i due, gli chiese perché mi hai preferito altri, io che ero. E il Moro rispose con parole molto vaghe, dicendo che non si sa che cosa alberga nel cuore di un uomo e che lo porta a decidere per una persona piuttosto che per l'altra.
Questo è veramente un dialogo avvenuto, per cui si può pensare che diverse storie di questo libro, ufficialmente di fantasia, siano in realtà molto verosimili e probabilmente appartengano a quei fatti avvenuti e non detti che ci possono stare benissimo. I luoghi, il libro si svolge un parte nelle tenute del Tirolo dell'imperatore, dove si rifugia il Moro, molta parte nel castello di Milano e nella città di Milano. Voi tenete presente che quando il Moro ritorna passando dalla villa di Mirabello, come vedremo poi, il Trivulzio dall'altra parte con i francesi si impossessa della città, arrivando da Cassino Scanasio, che sta sotto, sta nella zona di Rozzano, nella zona lì, entra da Porta Ticinese e poi mette tutte le sue milizie, lui la città la conosceva sulle dita, era milanese, mette tutte le sue milizie attorno a Milano, fa cannoneggiare, perché nel frattempo c'erano anche le armi da fuoco, erano arrivate e venivano usate ampiamente. C'erano dei bellissimi tedeschi addetti alle armi da fuoco, tutte ricoperti di polvere nera, sulle quali c'è anche una interessante letteratura, tra l'altro. E fa cannoneggiare da via Cusani, dall'odierna via Cusani, fa cannoneggiare il castello per farlo cedere. Il castello cederà in modo iniquo, anche quello in modo veramente vergognoso. Il castello era ricchissimo, aveva il tesoro, aveva viveri per resistere a sedi di mesi, per non dire un anno. Cede subito, perché? Perché due nobili, un Visconti e un Pallavicini, vanno dal castellano e il milanese gli dicono di cedere per conto del Trivulzio. Tutti quanti si accordano, il castello cede in modo ignobile. L'ho fatta molto breve, in realtà si svolse nell'arco di qualche giorno, una settimana, ma in realtà fu proprio così. Cioè, il Moro aveva creduto che il suo castello sarebbe stato tenuto come un gioiello, si era affidato a questo Bernardino da Corte, lui gliel'ha svenduto subito, non facciamoci male, e si è preso una ricca pensione anche. Vi do il castello, ve lo do, non rompetelo, non rovinatelo, qui ci sono tutte le cose, qui c'è il tesoro, state attenti, non buttate giù i merli, noi vediamo di non farci male, già quel cannoneggiamento ha sbrecciato quel merlo, non facciamoci male. Alla fine la nobiltà milanese si mise tutta d'accordo. E chi alla fine pagò per tutti? Il Moro, tutti gli altri, come c'è evidenzia il romanzo, il Moro non si salvò, tutti gli altri non furono vittoriosi, furono sconfitti dal re di Francia, ma furono tutti salvi. Passavano quasi tutti di là, o dall'imperatore o dal re di Francia. Lo stesso Galeazzo Sanseverino, fedelissimo del Moro, che aveva avuto le chiavi del cuore del Moro, si guardò bene da stare dalla parte degli sconfitti. A un certo punto, e forse anche prima di quel certo punto, passò dalle parti del re di Francia, dove tra l'altro combatté con più onore che precedentemente, perché bene o male lui morì nella battaglia di Pavia a servizio del re di Francia, diventato grande scudiero del re di Francia, con onore alla battaglia di Pavia, tra i francesi, ma con onore, perché combatteva con onore, non si ritirò, non fece tradimento, eccetera. Per cui alla fine nella parte conclusiva del romanzo si vede come tutti, da Francesco Gonzaga ai Sanseverino, a tutti coloro i quali avevano circondato in modo più o meno fedele la fine del Moro, come tutti alla fine si sono salvati, hanno trovato un modo di salvarsi. Il Gian Giacomo Trivulzio, entrando nel castello di Milano e prendendo possesso degli appartamenti di Ludovico il Moro, citò, storicamente provato, la famosa frase di Virgilio: sic vos non vobis nidificatis aves, cioè voi, così non per voi uccelli fate il nido, così non per voi pecore date la lana, così non per voi api fate il miele, per significare che gli Sforza, che avevano costruito il castello sforzesco, che era stato l'onore, la manifestazione del potere di Francesco Sforza su Milano, non fu fatto per gli Sforza. Francesco Sforza non lavorò per gli Sforza, perché gli Sforza non erano stati capaci di mettere a frutto la grande abilità di Francesco Sforza, e avevano buttato via
questo patrimonio, così disse appunto il Trivulzio, e avevano permesso che fosse lui, che fosse il re di Francia, che fossero altri, addirittura degli stranieri, a impossessarsi del castello di Milano. Il castello di Vigevano è un altro dei luoghi, Vigevano la Sforzesca, non devo ricordare quello che fece Ludovico il Moro per Vigevano, per la Sforzesca, e Leonardo da Vinci, che lavorò, diede tutta la sua competenza di ingegnere idraulico, ingegnere militare, agronomo e anche organizzatore di feste. C'era tutto. Proprio lì, tra Pavia e la Sforzesca di Vigevano, e il castello di Vigevano. Castello di Vigevano prediletto dal Moro e da sua moglie Beatrice. Castello di Pavia invece prediletto da Isabella d'Aragona e il marito, il povero marito, che era morto a 25 anni. Luigi XII, quando scese in Italia, una delle prime cose che fece fu quella di prendere delle grandi carrette, carri carrette, e riempirle completamente di tutti i libri, i codici preziosi della biblioteca viscontiera del castello di Pavia. Per giorni e giorni ci furono carrette che portarono via libri dalla biblioteca di Pavia. Qualche nazionalista può dire che fu il primo furto francese fatto dagli italiani, eccetera, però cioè, purtroppo i tempi erano duri. Vincere, avevano vinto la situazione, però cioè, si può capire cosa potesse pensare Ludovico il Moro tornato 100 giorni e vedere queste cose. Il cenacolo, la zona del cenacolo, gli appartamenti del refettorio e le celle dei monaci erano stati adibiti a pisciatoi all'interno di Santa Maria delle Grazie, perché siccome c'erano gli arcieri guasconi, gli arcieri scozzesi, la guardia del re, soldati da campare, tutti suddivisi in varie chiese di Milano, lì a Santa Maria delle Grazie, che era un terreno molto vasto, molto ampio, c'era veramente un surplus di questi soldati stranieri, e purtroppo alcune celle, alcuni ambienti di Santa Maria delle Grazie furono adibiti a pisciatoi. La Roggia Vecchia e la Roggia Nuova diventate la sua roggia, la Roggia Mora, per irrigare le sue tenute, Vigevano, la Sforzesca, con l'acqua sottratta alla nobiltà novarese. In quel momento dava la foschia pesante dava l'illusione che su quelle terre i fiumi affiorassero da soli, e sempre da soli, magicamente, si incanalassero in un intreccio di canali dalle rive alberate. Aggirarono i caseggiati dell'ospedale, oltre all'osteria c'erano ricoveri per i viaggiatori, tettoie e stalle per i cavalli. In direzione della cinta le case si infittivano, alle abitazioni a due piani seguivano le botteghe in muratura degli artigiani con qualche concessione al lusso, alternate ai palazzotti nobiliari, meno frequenti e più grandi, con gli archi d'ingresso in serizzo, piccole logge al primo piano e colonne dei capitelli lavorati. Giunge quindi da questa zona al convento dei frati di Santa Maria delle Grazie, fatta tra l'altro costruita sulla falsariga di quella di Milano, perché aveva il cortile all'interno, il chiostro bramantesco, sulla falsariga oggi è rimasto pochissimo, sono rimasti degli affreschi nella chiesa, questi affreschi citati ci sono nella chiesa che oggi si chiama San Martino, ai novaresi dire la chiesa di Santa Maria delle Grazie non dice nulla, perché è nota per tutti come San Martino, soltanto la piazza sulla quale si trova si chiama Largo delle Grazie, per proprio a ricordo di questo periodo. Ci vogliamo confessare. L'interno della chiesa dedicata alla Vergine delle Grazie era tutto affrescato, dai piloni li osservavano senza espressione gli eratici vescovi e cardinali, invece il volto di Maria era dolcissimo, appena reclinato in una dolente consapevolezza. Santa Maria delle Grazie, questo convento è dedicato alla Vergine a cui siamo devoti, sotto il cui manto protettivo riposano la mia figlia prediletta e la mia amatissima consorte. Il priore del convento al Barazzolo di Novara, a poco più di un tiro di balestra dal luogo dove i mercenari tedeschi stavano cercando di smantellare le mura della città, era un uomo di fede semplice che per un decennio, con un gruppetto di confratelli, si era nutrito di pane di segale e radici per far sì che ogni donazione ducale, ogni offerta dei novaresi andasse ad arricchire solo il monastero. Non avrebbe mai pensato che nella sua vita di preghiera Dio gli avrebbe concesso di confessare il Duca di Milano. Il suo cuore senza malizia accoglieva come un prodigio che quell'uomo potente, a qualsiasi cosa stesse pensando, fosse anche al fatto di essere un uomo spregevole, quel giorno avesse deciso di mettersi in ginocchio davanti a Dio.
Gli occhi del duca di Milano erano terribili, velati. Tentava di liberarsi dalla paura scendendo a patti con Dio. Gli uomini hanno paura, paura di essere uccisi, ma anche paura di tante cose stupide, paura del buio, paura dei temporali. Io non ho mai pensato di essere superiore alla paura. Sono sempre stato pieno di timori e mi sono odiato per questo. Mio fratello maggiore, Galeazzo Maria, invece era così coraggioso, fin da bambino, era così bello, così nitido e crudele. Nelle cacce rinunciava alla stambecchina, affrontava un cinghiale a mani nude, un orso con un bastone. Lui sapeva della mia paura e ne rideva. Io vi ringrazio. Mando figlie cavevo, volevo.